Al Premier hanno donato un quadro con l'effigie in rilievo della Madonna di Montevergine. Giuseppe Conte ha ascoltato con interesse i vescovi. Già al Presidente della Repubblica Mattarella, nel giugno scorso, i pastori avevano raccontato della mezzanotte, del mezzogiorno, lo spopolamento, il gap infrastrutturale, le potenzialità inespresse che spingono soprattutto i giovani ad emigrare in cerca di fortuna altrove. Dal Presidente del Consiglio, l'impegno a presenziare al forum degli amministratori campani che si terrà entro la fine dell'anno come ulteriore segnale di vicinanza. Per l'Irpinia presenti Monsignor Arturo Aiello, Vescovo di Avellino, Pasquale Cascio della Diocesi Altirpina, l'Abate di Montevergine Luca Guariglia, il Vescovo di Ariano, Monsignor Sergio Melillo. L'incontro col Presidente Conte ci ha testimoniato la sua sensibilità, la sua attenzione alle aree interne. Da parte mia, come Vescovo di Ariano Irpino Lacedonia, ha segnalato quelle emergenze che il nostro territorio interno sta vivendo, le difficoltà non solo dovute al Covid, ma anche allo spopolamento, alla mancanza di lavoro e l'importanza di una strada di comunicazione che apra via anche di tipo commerciale ai nostri territori, ricchi di risorse, di prospettive, ma che hanno difficoltà a decollare. Ci ha fatto capire che nel discorso della velocità, che potrebbe essere un nostro tema, la velocità dovuta alle tecnologie, egli vuol portare invece anche quella che è la prudenza, la stabilità, la riflessione che il ricco bagaglio culturale delle nostre terre può fornire. Il Presidente ha gradito la visita, anzi ha ringraziato per il contributo che abbiamo portato anche alla sua riflessione. Noi lo abbiamo invitato a prendere parte, anzi a concludere i lavori del secondo forum degli amministratori campani che si terrà a Benevento nella seconda metà di novembre. Il Presidente ha accettato, verrà il Presidente del Consiglio a concludere il forum che sarà a numero chiuso, che avrà come partecipanti giovani amministratori dei nostri territori e sarà un momento di formazione intenso e credo anche un evento importante per il nostro territorio. Per cui ne siamo davvero contenti dell'esito di questo incontro e crediamo che esso sia foriero per il territorio di ulteriori sviluppi.